Maurizio adesso ci fa vedere il campagnolo, vero? Sì. Vai, faccio vedere come si cambia col campagnolo. Allora, questa leva serve per far... Parla forte, Mauri. Questa leva serve per far salire i rapporti. Ok, con questa facciamo salire. Ecco, questa è l'altra leva. Vediamo qua da questa per parte. Per farla scendere. Con questa spingi, la fai quindi, scendere. Con questa scendi, con questa sali. Questo... Vedi la mano come è appoggiata. Quindi fai vedere proprio... Quindi con lì c'è il pollice quando vuoi scendere, ok? Sì, questo spingi per fare e scendere qua... e questo qui per farlo salire. Ok, benissimo. Quindi abbiamo visto campagnolo. E ora lo Shimano, vai Mauri. Ecco, questa è l'unica leva che io dicevo, con questo freno, sì. Poi quando tiro su, ah, alzo il rapporto. Figata, perché lo Shimano mi piace. Alzo a me, il rapporto e quest'altra lo fa scendere il rapporto. Quindi questa praticamente, lo fa scendere. Anche esteticamente la bicicletta rimane che sembra già, che c'è così solo che freno, così bella frena, anche il campagnolo. Così lo tira su. Uh-huh. E con questo qui lo ritira giù. Questa è la Shimano. Ok, questa qua la fa scendere. Invece freno e basta? Così freno. Ok, tutto sta qua dentro. I cavi passano tutti da dove? Da qui? Sì, questo è l'esterno. Poi quello moderno c'ha il cavo interno. Ah, passano anche da qui dentro? Sì, sì, quello, sì, questo è il modello, quello più vecchio. Poi il modello nuovo passano all'interno. Va bene, abbiamo visto anche Shimano. Bene, questo è il cambio SRAM. Allora, guarda, vai Mauri, avvicinati e faccio vedere come si funziona. Ok, allora, tutto con un'unica leva, avevamo detto. Sì. Allora, con questo faccio... Questa è la leva? Sì, se tiro okay. su la botta lunga, mi fa salire sui rapporti più agili. Se invece do la botta più corta, mi fa scendere sui rapporti più duri. E questa è la leva che dicevi del cambio strano. Sì. Metti la mano appoggiata e fai vedere come freneresti. Come così freno. Così freni e cambi. Così lo tiro su. Su. E così lo riabbasso. Ok, questo è quello americano, eh? Quello... Sì.